Benvenuti a tutti, io sono Giuda e questo è XCOM 2. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato una nuova partita a difficoltà leggenda. Abbiamo completato la prima missione riportando a casa quasi tutti i soldati vivi. Abbiamo avuto una vittima purtroppo. E Abbiamo in fatto il questa, possibile per diciamo, salvare sala quei sono soldati che sono mostrate rimasti le dalle foto mostre dei sperando di caduti rendere loro il giusto omaggio. lungo questa parete in particolare, vedete? Quindi ci sarà un piccolo epitafio, volendo potremmo scrivere alcune informazioni di base, la fotografia. Quindi davvero particolare. Questa che vi sto mostrando è la base principale di XCOM, in effetti è dove gestiamo la ribellione. Alcune strutture sono precostruite ed essenziali, chiaramente, mentre altre appunto si possono edificare in questi blocchi al centro, ma vanno prima liberati. In questa prima metà del video mi occuperò della parte un po' più gestionale, vi farò vedere un po' di personalizzazione, la struttura di missione, l'equipaggiamento. Se chiaramente la cosa non vi interessa, vi metterò un bottone appunto per saltare direttamente alla parte successiva, quindi all'azione, alla prossima battaglia che incontreremo. Abbiamo qualche missione in sospeso da completare. Dottor Richard Tigan, capo ricerca scientifica. Sono il responsabile di tutte le ricerche e le sperimentazioni. E ho eseguito la procedura a cui è stato recentemente sottoposto. Le do il benvenuto nel mio cosiddetto laboratorio. Non so cosa vi abbia detto Centrale, ma abbiamo trovato qualcosa quando l'abbiamo rimossa dalla tuta per la stasi. Un dispositivo impiantato direttamente nel suo lobo occipitale. Certo, con tutta l'attrezzatura che avevo a disposizione quando lavoravo alla Advent, avrei già avuto modo di capire la natura della sua funzione. In ogni caso, con il tempo necessario e si intende la sua approvazione, comandante, le garantisco di poterla scoprire. Il che adesso ci porta ad un'ulteriore questione. Alcuni aspetti di questa struttura sono sicuramente notevoli, ma io mi trovo a lavorare da solo. Se riuscisse a procurarmi risorse extra e del personale di supporto, sarei in condizione di fare progressi molto più rapidi con la nostra ricerca. A presto, comandante. Quindi lui è il nostro capo ricercatore. In effetti noi siamo stati trovati all'interno del tutorial, diciamo che vi ho saltato, recuperati da una base dell'Advent. Ci hanno estratto, diciamo, da dentro il cranio questo microchip appunto che ci ha fatto vedere, che appunto non sappiamo ancora cosa faccia. In questa parte, diciamo, della nostra base possiamo appunto mettere in coda, diciamo, determinate ricerche che a seconda del numero di scienziati saranno svolte più o meno velocemente. In particolare, vedete, ci sono indicati i giorni di completamento e le richieste in termini di risorse per effettuare la ricerca. Allora, possiamo effettuare una prima ricerca. Vediamo. Direi che le armi sono essenziali. Lei praticamente l'ha addetta alla costruzione di tutti gli oggetti di cui avremo bisogno, quindi oggetti utilizzabili magari ad uso singolo, oppure equipaggiabili dai nostri soldati, oppure semplicemente upgrade. Andiamo a vedere cosa abbiamo a Questi disposizione fuggenti all'inizio. possono fare una differenza incredibile in Possiamo battaglia. realizzare Con un po' di due tipi risorse di granate, un possiamo costruire medikit. in Il poco medikit tempo chiaramente è tutto quello che essenziale. ci serve. Questi oggetti non sono a uso singolo, cioè nel senso saranno equipaggiabili da un nostro soldato in combattimento. Però nel combattimento successivo potrà essere riutilizzato, diciamo. Io partirei appunto dalla costruzione proprio di un medikit, dato che comunque la granata base, come avete visto già nel precedente episodio, la possediamo già. Queste sono, diciamo, granate di altro tipo. Possiamo vedere anche l'inventario, tutto ciò che abbiamo a disposizione, cioè le risorse che abbiamo a disposizione. Questi oggetti appunto costruiti non richiedono tempo per la costruzione, però alcuni oggetti più particolari richiederanno del tempo, Vorrei un richiederanno una simulatore per struttura addestrare apposita. Bradford. Possiamo andare a vedere qui Comandante, se abbiamo spazio possiamo per realizzare altre qualche strutture a struttura. bordo dell'Avenger, ma avremo bisogno di più ingegneri per liberare l'area delle costruzioni. Bene, le strutture si realizzano grazie, diciamo, a queste riserve, che sarebbe la moneta, diciamo, di gioco, e utilizzano un determinato numero di elettricità, diciamo. Abbiamo a disposizione l'energia appunto indicata qui in alto a sinistra, e lo snodo energetico ci permette di aggiungere al massimo. Chiaramente le costruzioni richiedono tanto tempo per essere realizzate. Se avessimo degli ingegneri aggiuntivi, diciamo, oltre all'ingegnere capo, potremmo velocizzare la costruzione. Posso farvi vedere a questo punto l'armeria, che è l'ultimo posto, diciamo.
qui possiamo reclutare nuovi soldati, chiaramente partiranno dal livello più basso, senza esperienza, oppure possiamo modificare, diciamo, ecco, come dicevo precedentemente, i personaggi, i soldati che abbiamo già a disposizione. Vedete qui indicato il grado, recluta il livello più basso, e quei tre che sono sopravvissuti alla precedente missione sono stati specializzati. Possiamo andare un po' nel dettaglio della personalizzazione, giusto per farvela vedere. Volevo dare un nome, diciamo, nel stile ai personaggi di Lupin. Va bene, ragazzi. Volevo appunto realizzare Gaemon di Lupin III, ma devo dire di non essere proprio riuscito a fare un ottimo lavoro, anche perché comunque le possibilità di personalizzazione si sbloccano anche con il rango del soldato, quindi eventualmente potremmo magari migliorare l'aspetto avanzando di livello, però insomma è una base su cui puoi lavorare. Magari adesso velocemente farò anche Jigen, non credo di riuscire a fare molto meglio di così, almeno per adesso. Abbiamo uno specialista. Nel Servi Lupin non abbiamo un vero e proprio hacker o cose del genere, quindi ispirerò a qualcos'altro. Benissimo, sarà PewDiePie. FaviJ. Ci sono appunto poi i vari colori anche per la pelle e per i vari pezzi di armatura e anche per l'arma. Oltretutto poi mi sembra, dopo di aver impostato anche la lingua sull'italiano, giusto per farvi vedere che rispondono ai comandi in italiano, insomma, se impostato in questo modo. E andiamo all'azione. Proseguiamo. Allora, dobbiamo, credo, recarci sul ponte di comando per proseguire. Mentre ci prepariamo per le nuove missioni e continuiamo la ricerca, possiamo far passare il tempo effettuando scansioni in luoghi come questo. Al suo ordine, posso far partire la scansione della zona. Comandante, uno dei contatti della Resistenza ci ha segnalato un luogo sul quale vale la pena indagare. Innanzitutto non sapevo che il luogo di partenza fosse casuale, siamo partiti in Asia. Oltretutto, vi volevo dire che la cosa che non mi piace infatti di questo sistema è il fatto che bisogna sempre scegliere cosa fare. Diciamo, si verranno presentate spesso tre missioni contemporaneamente, noi dovremo comunque sceglierne una e non portarle a termine tutte e tre. Questa cosa, diciamo, mi ha sempre dato un po' fastidio, che un gioco, diciamo, bisogna offrire la possibilità al giocatore di poter fare tutto volendo, però va bene così. Allora, abbiamo appunto la possibilità adesso di indagare all'interno del quartier generale in cui ci troviamo adesso, oppure possiamo andare a fare queste, diciamo, piccole missioni e spostarci. Questa missione qui a cui mi sto recando richiede 4 giorni, non è una missione sul campo, in effetti, è soltanto una scansione. E aumenterà l'introito di questa nazione, di questo territorio. L'introito del territorio ci verrà garantito a fine mese. Chiaramente più territori avremo a nostra disposizione, quindi a disposizione della resistenza, più introiti avremo. Allora, effettuiamo questa stazione, non mi sembra. A volte potrebbe succedere anche altro nel frattempo, appunto, effettuiamo una stazione, cioè durante quei 4 giorni. In questo caso non mi sembra sia successo nient'altro, quindi possiamo semplicemente passare a questo prossimo indizio che abbiamo trovato, che ci garantirà uno scienziato, però richiede 7 giorni di studio. 7 giorni sicuramente tipo faremo queste azioni che sono elencate nella coda qui sulla destra. Perfetto, adesso possiamo andare nella sezione a vedere quindi quali sono i risultati. Vediamo che appunto ci ha sbloccato questa ricerca alcune cose da Shen, da ingegnere, e possiamo avviare una nuova ricerca. Vediamo un attimo, i materiali ibridi penso Avevo serva immaginato per che sarebbe stata sviluppare una le ricerca corazze prioritaria, avanzate. comandante. Va bene, avviamo la costruzione della scuola di guerriglia. Potrebbe essere utile, anche se richiede tanto tempo senza scienziati. Adesso possiamo continuare la nostra appunto indagine in questa zona. Vedete che appunto la coda si è aggiornata di lato. Comandante, più cresce la resistenza, più aumentano le occasioni per Perfetto. colpire la Advent. Abbiamo avuto un evento Hanno già casuale. identificato un possibile bersaglio utile a sabotare le operazioni degli alieni. Il
tempo scarseggia, quindi dobbiamo agire in fretta. Allora, la ricompensa sarà un ingegnere, quindi portandolo a termine è difficoltà facile, quindi vabbè, dobbiamo recuperare un oggetto dal rifugio della resistenza. Questa Impostazione rotta per i territori è Ariel. una missione operativa, quindi una battaglia appunto a turni. Prima di una battaglia bisognerà stabilire quali sono i soldati da portare con noi. In particolare possiamo scegliere quindi sia i soldati sia l'equipaggiamento. Ovviamente ci conviene portare i soldati più esperti, quindi quelli con cui abbiamo fatto già dei livelli, però dato che sono stati feriti nel precedente combattimento, insomma, non potremo selezionarli. Al momento quindi possiamo portare con noi altre reclute, posso farvi vedere, insomma, che diciamo sono feriti e quindi non me li farsi proprio selezionare. Possiamo equipaggiarli un po' meglio rispetto alla prima missione. In particolare possiamo aggiungere un medikit a sostituire la granata magari di questo soldato. Vediamo un attimo, non credo abbiamo diciamo armature no, queste sono praticamente la stessa. In posizione per lo sbarco. Mena sono 5. Abbiamo le coordinate di un archivio Advent vicino alla vostra posizione. Attenzione, è protetto da cariche autodetonanti. Disinnescatele ed estraete il pacco prima che i suoi contenuti vengano distrutti. Questa seconda missione sarà sicuramente più impegnativa della precedente. Dobbiamo entrare noi in un edificio. Vediamo, dobbiamo andare qui. Credo al piano superiore, sì. Ok. Si può fare. Iniziamo a spostarci e vedere cosa c'è intorno. Quelli non sono dei nostri. All'inizio di molte missioni saremo in copertura, quindi nascosti ai nemici, e la cosa ovviamente ha un notevole vantaggio, chiaramente, perché quando i nemici saranno a conoscenza della nostra presenza, ci attaccheranno non appena li vedremo nelle vicinanze. È stata introdotta una nuova meccanica relativa appunto ai gremlin che portano gli specialisti con sé, possono hackerare numerosi dispositivi robotici, tra cui diciamo anche questi rilevatori che ci permettono di avere qualche vantaggio riuscendo ad aggirare, però sinceramente molte volte ho trovato che non ne vale la pena, perché il rischio di venire scoperti e di non riuscire a ottenere nessun vantaggio è molto più alto rispetto a quello di ottenere qualcosa. Allora, avviciniamoci sempre in copertura. Queste persone qui sulla destra vedete che avevano intorno a loro l'area in cui diciamo ci avrebbero smascherato. In effetti però non sono nemici, semplicemente avvicinandosi troppo noterebbero che c'è qualcosa di strano, insomma, attirerebbero l'attenzione dei nemici. Si sono spostati, quindi dobbiamo avanzare ulteriormente per poterli attaccare, sempre però senza fare azioni avventate, chiaramente. Will do. Mettiamoci qui anche se. We've got a hostile squad here. Ok, ci sono altri nemici anche di qui, il che non è bene. Affrontare due alla volta non è così facile in genere. Ok, allora l'area è fin qui, quindi possiamo arrivare qui Time to move. tranquillamente. Chiaramente i primi turni li passeremo a posizionarci, anche se c'è un timer che ci indica entro quando la missione la falliremo automaticamente, quindi comunque dobbiamo velocizzarci, però sinceramente è più importante far sopravvivere i nostri cittadini, i nostri soldati, mettendoli in una buona copertura. Adesso appunto vi dirò che vedrete che appunto mi allontanerò da questa squadra in modo da farla scomparire dalla visuale. In modo che nel momento in cui attaccherò questa squadra qui, che è quella che voglio attaccare per prima, in effetti quella non interverrà, almeno non immediatamente, ma magari nel turno successivo. Questo è davvero importante, soprattutto perché combattere contro due squadre alla volta è davvero difficile anche a modalità, diciamo, più semplici. Quindi
In questa posizione vedrebbe ancora quel soldato lì sulla sinistra, appunto, quindi dobbiamo allontanarci ulteriormente, come si chiama, per fare quello che dicevo. E purtroppo non c'è una copertura, però non fa nulla per ora, Unità segna di dato che ho posizione. intenzione di attaccare questo stesso turno. Ci siamo allontanati dalla pattuglia lì sulla sinistra. Perfetto, così. Ho dei colpi piuttosto sicuri, quindi metterò come al solito gli altri soldati in guardia, avvicinandomi anche un po'. E attaccherò con uno di questi. Se tanto 69 in effetti la differenza è poca, però vorrei provare a sparare al sectoide che è quello che ha più vita. Ottimo! Vediamo come si Siamo stati svolge. avvistati. Sembra buono. Beh, a mancare. E però, tre colpi a vuoto. Con circa il 60% di probabilità. E tocca a loro. Ah, questa potrebbe andare male. Controllo mentale? Oddio. Ci ha girato, però. Fortunatamente sta sparando a quello più lontano. Da questo punto di vista l'intelligenza artificiale non è proprio perfetta, devo dire, ma questo controllato non possiamo controllarlo noi, ma lo controllerà il nemico, quindi non uccidendo il sectoide entro questo turno, in effetti il prossimo turno farà un'azione contro di noi. Ok, questo chiaramente dobbiamo cercare di evitarlo a tutti i costi, ovviamente. Quindi dobbiamo uccidere il sectoide ha 3 vite, quindi un colpo dovrebbe bastare. Non vorrei lanciargli però una granata per non perdere il loot, perché se non ho capito male, lanciando una granata e uccidendolo con una granata non si ottengono eventuali loot, diciamo, da parte di questi mossi. Quindi proverei, diciamo, un colpo normale. Ma chiaramente le percentuali sono piuttosto basse. Forse dovremmo aggirarlo. Infatti. Dobbiamo aggirarlo. Andando qui probabilmente ripellerei anche gli altri nemici. Eh sì. Ma è una scelta obbligata al momento. Sperando di colpire adesso. Ok, perfetto. Vi dicevo appunto il loot ha lasciato qualcosa appunto a terra. Adesso ha perso il controllo mentale, quindi possiamo agire anche con questo soldato in questo stesso turno. Quindi cosa diciamo molto, molto utile. Ok, adesso andiamo qui per cercare di uccidere questo e aggirarlo. Ok. Colpo abbastanza facile, perfetto. E ora dobbiamo vedercela con l'altra squadra. Abbiamo a disposizione solo lo specialista. Lo specialista ha un'azione aggiuntiva, in effetti, che è quel protocollo di supporto, cioè di mandare il gremlin da un nostro compagno per difenderlo. Perderemmo, diciamo, un'azione, non potremmo spostarci. Va bene, dai, mando il gremlin a proteggere questo, che sembra quello più vicino all'azione, giusto per farvi anche vedere come funziona. E poi, dato che il colpo al 29% è un po' poco, preferirei magari metterlo in guardia in modo da sparare eventualmente qualcuno si muovesse, quindi con un colpo un po' più sicuro. Chiaramente questo era un po' lontano, non l'ha visto. Sta provando di nuovo il controllo mentale, ma fortunatamente non è, diciamo, andato proprio a buon fine, però comunque l'ha mandato nel panico.
Non so come ha fatto a non colpire il nostro compagno. Vabbè, Sembra mancare non c'è poco. fuoco, amico. E nel panico significa che lui adesso farà l'azione, appunto, indipendentemente dalla nostra volontà, chiaramente con percentuali abbastanza ridotte di successo. Vabbè. Questo alla difesa del nostro dono, quindi. Ah no, ha sparato all'altro! Mio Dio. Ok. Fuoco intenso. Abbiamo quindi uno nel panico e uno ferito. Non proprio il miglior risultato possibile. Ci accontenteremo. La persona nel panico adesso quindi ha saltato il proprio turno perché già l'ha fatto appunto prima, indipendentemente dalla nostra volontà. Ok. Andiamo Mi a provare a sto muovendo. avere qualche colpo un po' più sicuro. 55 sembra abbastanza buono. Ma chiaramente. Concentrati. Abbastanza non basta. Sto finendo le munizioni. Vorrei, diciamo, prendere anche questo loot qui. Quindi entrare in quest'area gialla per Comunque. prenderlo. Perfetto. Got the goods. Ecco, una cosa che ho dimenticato è di equipaggiare quel loot che avevamo trovato nella precedente missione. Poteva esserci utile. Abbiamo battuto un palo ma non ho fatto nessun Dovunque. danno. Mettiamoci dietro questa copertura alta. C'ha poche vite. Adesso questo palo copriva questo, quindi abbiamo un colpo un po' più sicuro, ma. Non male. Un colpo a segno però su 3 non è proprio un buon risultato. Sembra una risurrezione. La risurrezione non mi preoccupano molto se perché diciamo sono facilmente aggirabili uccidendo appunto il sectoide che ha resuscitato e oltretutto non faranno un'azione nel momento in cui appunto viene rianimato, ma solo il turno successivo. Si è messo in guardia, quindi non possiamo, diciamo, spostarci. Oddio, abbiamo due persone ferite. Cinque, Fortunatamente il tempo panico è passa e il rimosso. detonatore non aspetta nessuno. Solo tre Chiedo all'archivio turni. di disinnescatelo prima che sia troppo tardi. Tre turni devo entrare qui al secondo piano. Oddio, non sarà facilissimo. Forse mi conviene, diciamo, iniziare ad avvicinarmi con uno di questi, però abbiamo una persona in guardia lì. Dobbiamo per forza farla scattare o possiamo provare a spararlo direttamente. 52, 56, poco. Poco. Moving on target location. Vediamo. Si è salvato. Quindi adesso possiamo vedere se. Ok. Questo era un buon colpo. Spostiamo prima questo. Non so se piazzarlo proprio accanto. Scoperto, ma devo per forza rischiare. 85%. Ok, perfetto, ottimo risultato. Devo anche ricaricare con la parte di questi personaggi. Mi muovo all'istante. Ok, abbiamo avuto Stimolo tre buoni neutralizzato. colpi. Munizioni andate. Quindi l'unica, diciamo, difficoltà adesso è raggiungere quell'obiettivo in tempo se non ci sono altri Fermo. nemici in questa mappa. Sperando non ci siano altri nemici, dato che abbiamo comunque già poche vite. Non so se devo ricaricare oppure no, ma
correre in avanti senza munizioni sembra un po' rischioso, no? E la via più veloce è arrampicarsi sul tetto possibile. Salire sul tetto e scendere da questo altro lato per lui è la via più veloce per raggiungere quel posto. Ci sto mandando lo specialista, che in effetti è quello che poi diventerà il nostro hacker di professione, quindi iniziamogli a far fare il suo mestiere. Ricarichiamo e cerchiamo di averli comunque pronti a fuoco. Vediamo, possiamo farli caricare anche lui. Perché no? E lo mettiamo in guardia. Facciamo ricaricare anche lei. Però lei la mettiamo al riparo, dato che manca soltanto un turno, speriamo di riuscire a farcela arrivare. Ecco, allora, non possiamo arrivarci qui e fare poi un'azione. Quindi dovrò arrivare qui a vedere se basta per il drone di andare ad hackerare. Sì, possiamo violare la cassa anche a Accesso al distanza. sistema. Ok, adesso vi faccio vedere quindi la schermata per hackerare, diciamo, nuova XCOM 2. Ok, allora a sinistra vediamo appunto quello che stiamo cercando di fare, cioè dobbiamo disinnescare il detonatore e la probabilità del 100%. Questa quindi è assicurata, diciamo. Poi a sinistra, cioè a destra qui avremo due bonus che possiamo, diciamo, tra cui possiamo scegliere. Uno in genere più probabile, un altro meno probabile, ci daranno qualche cosa, cioè qualche bonus aggiuntivo, eventualmente anche un fallimento, diciamo, però potrebbe avere qualche ripercussione. In questo caso non è così. Abbiamo una prima ricerca, cioè un primo, diciamo, obiettivo che possiamo sviluppare è quello di ridurre del 50% il tempo di ricerca, ma stiamo facendo una ricerca, mi sembra piuttosto, piuttosto veloce, quindi insomma ridurre del 50% non è proprio questo grande affare. Ridurre invece il costo di contatto dei territori vicini, si intende al territorio, diciamo, in cui stiamo, contattare appunto i territori vicini come resistenza appunto, cioè, ha un costo in dati e anche in riserve, se non sbaglio, e quindi è un diciamo, affare, diciamo, molto migliore, ma anche la probabilità di riuscita è molto minore. Quindi, chiaramente dobbiamo scegliere. Io comunque opterei per questo, anche se la probabilità è molto bassa. Voglio provarci, dato che comunque l'altro, anche se più probabile, diciamo, è abbastanza inutile. Ok, la probabilità è stata bassissima, quindi non avremmo fatto neppure l'altro. Non importa, insomma, l'importante è aver disinnescato il detonatore, che era la missione che comunque prevede di eliminare anche tutti i nemici, e a quanto pare non l'abbiamo fatto. Dobbiamo adesso cercare anche i nemici rimasti. Ok, quindi essendoci qualche altro nemico ho fatto bene a ricaricare eccetera, quindi abbiamo situazione pronta, potrebbero stare di qua, quindi allora, sì, andiamo per di qua. Adesso siamo una sola via, questa dovevo forse mandarla dopo. Ecco, avrei dovuto mandarla dopo. Potrei farlo salire su questo davanzale. In effetti l'altezza credo dia un vantaggio per quanto riguarda la mira, quindi potrebbe essere utile, ma anche lui ha una sola vita. Magari faccio salire questo. Faccio salire qui su. Avevo costruito solo mezza, insomma. Colpo 66, abbastanza buono. Colpito, ma ancora in piedi. Potrei portarti qui in copertura completa. Sembra la scelta migliore. 50. Oh, questo non me l'aspettavo. Molto bene. Tu abbiamo detto che è un colpo circa il 50%, ma forse no, dai, per pochissimo. Se braccine corte, eh? Devo provarci.
Ok, impalato su quell'albero. Ci è rimasto l'ufficiale. È pericoloso. Ma essendo solo uno, la cosa, diciamo, dovrebbe scorrere abbastanza tranquillamente. Sto al piano di sopra, adesso potrei farlo affacciare al balcone. Non ha colpi. Vabbè. Tu non aiuterai In molto, movimento. a quanto pare. Colpo a te 46, non è un malvagio. Moving to position. Bene. Avere due membri della squadra vicini in genere non è una scelta consigliabile, soprattutto se ti lanciano una granata loro a te. Potrebbe finire male, però. L'unico posto dove arriva una qualche possibilità. Mi avvicino. Eventualmente gli lancerò una granata. Proviamo prima a sparare con questo, dato che non posso fare altro. No. Wow, tre colpi a voi. Ok, abbiamo un'altra possibilità. Stavolta però gli lancerò prima una granata. Così da togliergli anche la copertura. Dovrebbe essere più facile poi colpirlo. Possibile? Non riesci a spararlo? Non capisco. Perché no? Va bene, tu hai un colpo facile. Sinceramente preferisco così perché almeno potremmo cercare di dare la promozione a qualcun altro. Ma come fate a non vederlo? È lì. Designated position. Cioè, è lì. È nel fuoco. Cioè. Vabbè. Get ready for a surprise. Mena sono 5, stato confermato. Tutti i nemici eliminati e area libera. Mena sono 5, stato confermato, missione compiuta. Buon risultato, anche se non è stato proprio facilissimo. Siamo stati pure abbastanza fortunati un paio di volte che sono sopravvissuti ai colpi nemici. Abbiamo parecchie promozioni da fare. Abbiamo un cecchino. Come si intuisce dal nome, i nostri tiratori scelti colpiscono il nemico dalla lunga distanza e con estrema precisione. Sono stati addestrati anche nell'uso delle pistole per gli occasionali incontri razziali. Sono davvero molto utili, soprattutto sbloccando un po' di abilità, diciamo, aggiuntive con gradi maggiori, insomma, possono fare davvero molti danni quando attaccano da molto molto lontano. Un altro cecchino. E un altro specialista. Perfetto. Abbiamo visto già tutte le classi, in effetti, quelle sono quattro, appunto. Quanto riguarda qui PewDiePie, dobbiamo scegliere anche, diciamo, la prima caratteristica. Quindi, in effetti, a partire, diciamo, dalla seconda, quindi promozione, bisogna scegliere tra due abilità che si possono avere. In particolare, per quanto riguarda, diciamo, lo specialista, c'è un ramo che è più che altro rivolto al combattimento, e un altro ramo invece è rivolto più alla cura. Questo lo specializzerei per quanto riguarda il combattimento, mentre il prossimo per il soccorso. Dato che comunque al momento, in genere, come avete visto, subire un colpo significa morire, almeno per quanto riguarda le reclute, quindi in effetti ha ancora poco senso. Concludo qui questo episodio. Vi rimando, diciamo, al prossimo episodio per continuare la nostra avventura,
modalità leggenda. Fortunatamente per ora ci stiamo cavando abbastanza bene. Vi ringrazio comunque per l'attenzione. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace come al solito, iscrivetevi al canale così da sostenermi e avere, diciamo, altri video di questo tipo. Alla prossima, ciao!